20 febbraio 2014, siamo in Valsesia ed ecco che vedete qua in primo piano la catena del Monte Rosa, con la sinistra il Tagliaferro. Allora, questa è la cima Ventolaro, lì ci sono i due compagni che stanno arrivando, guardate lo spettacolo, abbiamo una marea di neve, molti stacchi, qui la parte terminale della cresta che porta alla massa del Turlo, che la sua croce non si vede, appena dietro quel pinnacolo. Qui siamo a quota 1630, cima Ventolaro, 20 febbraio 2014, lì c'è Franco Enzo. Allora, la cima rimane lì dietro, qui c'è l'ultima parte della cresta. Guardate quanti stacchi, qui sotto ci sarà un metro e mezzo di neve, come minimo, incredibile quest'anno, a dopo. Continua la trasmissione, ecco la cima, la vetta con Enzo, la croce era a metà perché è coperta dalla neve, della massa del Turlo, 1957-56, qui c'è Enzo, Franco, allora... Lo spettacolo parla da solo, guardate, qui si stanno volando, ecco, vedete, vi faccio vedere tutta la catena, ecco qua la catena del Monte Rosa, con il Tagliaferro, e qui c'è tutta la cresta, vedete qua, scesi, sul filo, giù di lì, fino al rifugio Lale Piane dove c'è la neve, e praticamente il paese, tutto con le ciaspole e gli sci. Allora, il tempo impiegato da Cervarolo è stato di 2 ore e 45. Allora, con questa immagine di questo spettacolo qui alla massa del Turlo, vi faccio fare una ripresa dal signor Enzo. Dai. 20 febbraio 2014, massa del Turlo, Valsesia 1957, in compagnia di Franco. 2 ore 45 da Cervarolo. Con questo mando un saluto alle prossime visite, speriamo.